tu non hai idea, voi non avete idea qua. L'ho vista che era una ragazzina. Cioè, dimmi. Una ragazzina, eri. Era una ragazzina. Sì, lo sai anche adesso. No, bella, sono cresciuta, brava, bisogna accettare l'età. Come no, tu guarda, ce l'hai insegnato, infatti. Però sono contenta della tua carriera, sei brava e sei bella. Sempre più bella sei, lo sai? Dici? Sì, sempre più. La bellezza. Sono molto felice di vederti oggi per tanti motivi. Sai perché ho questo, scusa se ti interrompo, no, un devi. Freddo glaciale. Senti là. Freddo? Eh sì, avevo un freddo, dico mi vogliono mantenere in forma, vabbè, però... Adesso che si sono accese le luci fa meno freddo, sì. Valeria. Mm-hmm. E allora? È stata una buona estate? Abbastanza. Bella, in Sardegna. Ho un problema con un occhio, ma comunque data come li porta bene, signore, i suoi anni. Sì, ma ho gli acciacchi, però non si vedono. E vabbè, vabbè. La vecchiaia è una, già la vecchiaia è una malattia, comunque, diciamolo. Partiamo con allegria adesso, vero? Con l'allegria, sì. Sì, grazie Valeria. Okay. Tu che sei la saggia impicciona Suor Costanza, ma sei anche la ballerina che ha fatto innamorare tutti di te a Ballando con le Stelle, e poi sei anche quella che ha lavorato con Totò, con Corrado, sei la sposa del quartetto Cetra, insomma sei tutto. Valeria Fabrizi, questo omaggio è per te, e torno dall'altro lato perché dobbiamo tritare tutte le volte tue non buone. Uh-huh. Ti preoccupa? Insomma. Bene, prego. Perché dorme nella passeggiata? No, poi ritorna fra una mezz'oretta e può darsi che qualcuno nel contempo sia arrivato, se ne parla, anzi. Ah sì? Sì. Le risate. E va bene, faccio così. Andrò a fare una passeggiata e ritorno fra mezz'ora. Sì. Oh, senta, sì. Potrei lasciare il mio bagaglio in deposito? Oh, è meglio di no, non è ancora sicuro. Eh già, questo pure è bene. Allora fra mezz'ora, eh? Sì. Ciao. Arrivederci. Questo è scema. Carino ma scema. Qualunque cosa succeda, telefonami. D'accordo. L'abbiamo trovata, eccola qua, carina, brava, simpatica. Dico, cosa vogliamo di più? In fondo, noi che cosa volevamo? Una brava attrice comica. Fate conto, un misto di Valeria Moriconi e Aldo Fabrizi. Insomma, abbreviato, Valeria Fabrizi. Sono le ore 14:17, sul nostro divano arancione c'è la grande, immensa Valeria Fabrizi, pronta a tritare le volte non buone. Ci saranno state delle volte non buone nella tua vita? Tipo? Beh, abbastanza. Tra il catasto, e poi ci devi anche dire perché c'è il catasto, e il gesso. Due cose così, tecniche. Cosa triti e cosa tieni? E perché? Perché, allora, il catasto, perché io ho lavorato da ragazza al catasto. Che facevi al catasto? Lavoravo a Cottimo. Ma è una cosa nuova. Sì, lo scrivevo, copiavo i vecchi, sì, c'erano avvocati, magistrati, il passato copiavo, avevo anche una bella calligrafia, devo dire. E diciamolo. Come, sì. E quindi leggevo i fotoromanzi con le mie amichette, avevamo i nostri idoli. Caso chi ti piaceva? Ti ricordi chi ti piaceva? Res si chiamava, tipo il cane, ma si chiamava Marco Res. Quello è Rex. Allora, io cosa devo dire adesso? Questa beh, il catasto, quindi era tu lavoravi lì. E il gesso cosa c'entra? Il gesso c'entra perché io sono andata a trovare mia mamma, che aveva un centro medico in Piazza Fontana, sì, con angolo Piazza Beccaria. E parliamo di Milano? A Milano, scusa, sì. Ed è venuto un signore a ingessare il braccio. Povero. E mi ha visto e ha detto, chi è quella ragazzina? Mamma ha detto, è mia figlia, ah, che carina. E che cosa fa? Niente, non ha voglia di studiare, ha detto subito. Non ha voglia di studiare, gliel'ha detto sì, anche in maniera un po'... Sì, non ha voglia di studiare, però sta lavorando, eccetera, al catasto. E ha detto, ma ha il pallino di fare l'attrice. Vorrebbe fare i fotoromanzi. Subito mia madre ha detto, hai sentito Valeria? E così ho fatto i primi fotoromanzi. E catasto, ciao ciao. Via.
Eri felice sul set dei fotoromanzi? Sai, ero felice perché quando le mie amiche mi hanno visto sui giornali di Lila Mondadori, no? Fotoromanzi, e sono andata a Bologna, mi hanno portato i fiori. La prima volta l'incontro con loro, ero già una diva per loro. Ero felice e appagata. Mi sarei accontentata di continuare a fare i fotoromanzi, sono sincera. Sì. Era un bel periodo. E questo è il gesso. Scusa, hai mai pensato se non fosse entrato quel signore quel giorno da tua mamma? Perché tua mamma voleva che tu lavorassi a catasto oppure ti voleva attrice? No. Ma non gliel'ho mai chiesto, lo sai? Sì, lei ha avuto anche lei l'occasione con soldati in tempo di guerra di fare l'attrice, poi naturalmente i bombardamenti, le cose. Ma non gliel'ho mai chiesto. Comunque penso che lei sia stata molto contenta che io abbia fatto l'attrice. E contenta anche della tua amicizia con Walter Chiari, un altro grande attore. So che con lei... erano amici ormai, sì. Erano diventati anche loro amici e facevano degli scherzi col gesso. Sì, come e no. E torna sempre questo gesso. Torna il gesso, perché Walter Chiari... Nomino Walter, tu sai i rapporti che avevamo con Walter, quando combinava qualcosa, cioè prendeva degli appuntamenti e tardava, hai capito? Era un ritardatario? Sì, era un ritardatario. Lui cosa aveva in casa mia? Perché lui ha vissuto gli ultimi anni della sua vita, lo sai, a casa. Ecco, mi sto spogliando. E quindi lui aveva dentro l'armadio, insomma, dei pezzi di gesso, cioè il polso, la caviglia, il braccio, e siamo andati, mi ricordo, a una festa che è arrivato con sto braccio così, hai capito, imbarazzata io perché tutti lo guardavano. E mi perché sono si era messo il gesso? Per una scusa, perché non voleva far vedere che lui era un distratto e non era puntuale. Oggi capito? C'è la scusa del traffico, la scusa del gesso lui aveva la scusa del gesso. Stupendo. Ma la prima volta col braccio così... Adesso. Questi scherzi li faccio anch'io ancora adesso. Cioè? Sì, l'ho fatto anche ballando con le stelle lì, che gli ha preso un mezzo infarto alla Carlucci, che si è arrivata col braccio tutto pieno, tutto così, dico non posso ballare. Dio. Invece dopo ho visto che si preoccupava abbastanza. Un vizio di famiglia. Sì, io bravi. Continuo a fare gli scherzi. Prima quando ti ho detto la saggia è un po' così birbantella Suor Costanza, questo è uno di quei ruoli che tutti noi abbiamo amato ed è stata forse quella un'altra tua volta buona nella carriera, quel ruolo? Sì. Lo aspettavi da tanto? No, veramente no, perché io ho smesso di lavorare, lo sai, no? Perché ho perso un bimbo e per cui ho fatto la mamma di Giorgio. Ma ho ripreso a lavorare, quindi tutto quello che mi veniva proposto, se era dignitoso delle cose nel mio ruolo, nelle mie possibilità, dicevo di sì, perché non mi sono mai voluta far dimenticare. Qualche volta apparivo anche quando per anni non ho lavorato, però ogni tanto apparivo in televisione. E quindi sono andata vestita, perché la gente di Narno mi aveva detto guarda c'è questo ruolo, e quindi sono andata vestita di nero e mi ho chiesto scusate per favore, c'è una toilette per favore che dovrei... Sì, sono andata, mi sono messa il velo nero, un fazzoletto nero con un bordino bianco qua, crocifisso, e sono uscita. E sono rimasti lì, ma questa mi hanno preso subito. Guardatela, col vestito originale, col vestito originale. Suor Costanza, la stavo cercando. Stefano, tu cercavi me? Certo, volevo ringraziarla. D'altronde il mio primo passo di danza me l'ha insegnato lei, no? 1, 2, 3. Se lo ricordo. Devo dire che non è cambiata affatto. Tu invece sì, tantissimo. E andrebbe di ballare di nuovo con me? Ballare con te? Ballo con lui. Oh, perfetta! Scatta! Ferma, no? Ferma! Senti, passi il cucchiaio. Passi questo grembiule con tutti questi cuoricini che non mi piacciono. Ma io il cappello del cuoco te lo puoi scordare, non lo metterò mai. Vamola! Così sembra una suora che cucina, non uno chef. Io sono una suora, non sono uno chef. Le suore piacciono se fanno le simpatiche, non se fanno le suore. Guarda, io non voglio fare la simpatica, hai capito? Io voglio fare la foto in chiesa, in ginocchio e davanti alla mia pala. E allora sarà una foto vecchia, con una pala vecchia e una suora...
Suor Costanza vulcanica, spumeggiante, birbantella, il lavoro, questo ruolo hai dato tanto, però tanto... Sono io nella vita, sì, non è sì, che faccio fatica, io sono così, impicciona, do i consigli quando non me li chiedono, mi impiccio di tutto. Quindi però sono sempre... E tuo marito cosa diceva? Positivo, il fatto che tu mi sopportava, amore, mi amava tanto, anch'io lui. E allora ti vediamo proprio con lui. Io ti dissi un di Sanremo, solo amici resteremo. Io per farlo spiritoso ti risposi, io ti sposo. Stavo sempre accanto a te. E la tournée, se oggi son mezzo morto? Sì. La colpa è di D'Apporto. Dammi la nonna, no, doni, du, 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 da. Nemmeno un amico, da-ra-ra-ra. Fidarsi si può. Con la regia di Giovannini e Garinè. Addio bella vita, addio sogni miei. Mi piaci solamente perché canti nel quartetto. Ma se insisti, cara mia, qui finisci in un duetto. Dopo questa trasmissione non farai più lo spaccon. Questa volta, se non mi sbaglio, la colpa è del ventaglio. La colpa è del ventaglio. Sì, proprio del ventaglio. Baciami, baciami, baciami. Dietro il ventaglio. Buon pomeriggio. Ma che bello, grazie. Non l'avevo visto io questo. Ah, grazie. Meno male che ogni tanto tirate fuori qualche. State preparando per caso il materiale per quando io. No. Valeria. Eccoti. Una cosa è sicura, io non vorrò farlo, ricordatelo. Io non lo vorrò fare. Ben trovata Valeria. Ciao, ciao Valeria, bellissima. Prima con Giorgia dice: ma tu sei attratto da mia madre. E parlare di te è come parlare di una persona di famiglia. Sono molte cose che ci hanno accomunato. Avete sentito? La voce non ce l'ho più, però. Allora ha ragione la figlia, ti sì, piace la Fabrizi. Ha ragione a chi è che non piace la Fabrizi? Carino. Attrice di teatro, non dimentichiamolo mai. Io adesso l'ho perduta la voce, ma lei ha una voce stupenda. Insieme abbiamo fatto tanta radio. È vero. Tanta radio. Ma e questo mi dà il pretesto per dire... specialmente alle generazioni più giovani che pensano che mettendosi davanti a una telecamera si è attori, non è così. Valeria viene da una scuola lunghissima, di teatro importante, Corrado la definiva attrice brillante, è una attrice, non è né brillante né drammatica, è un'attrice brava, l'abbiamo già detto con la quando maiuscola. Si parla di donne bisogna sempre mettere un aggettivo, professor Broccoli, è questo? Sì, lo so, capisco, però a volte l'aggettivo limita, io infatti gli aggettivi li detesto. Sono andata posso a recuperare... dire una cosa? Dimmi. Io mi ritengo un'attrice poliedrica, cioè sì, certo. Perché io sono brillante, recito brillante, sono drammatica, ballo, canto, più di questo, e dovrebbe essere così per tutte, ma non è proprio così. Diciamolo. Non è proprio così. Sono andata a riprendere con i miei colleghi, Sara e Caterini, siamo andati a riprendere una cosa che non si è vista spesso in televisione. Cos'è? 1968, in realtà l'avete girata nel 67, con un caldo bestiale alla Storta, su qui, sulla Cassia, vicino, al nord di Roma. Si chiamava Non cantare spara. Tata Giacobetti, il Quartetto Cetra, Leo Chiosso, grandissimi attori di teatro. Cantava, ballava, recitava, e questa è la chiave del successo. Lei interpretava, cos'era con Non cantare spara? Era un western ambientato ad Abilene, chi spara prima vive bene, si diceva così, con i Rocks addirittura, c'era i Rocks, immaginate le produzioni della televisione di allora, erano produzioni ricchissime, come questa. Lei interpretava la figlia di Toro Seduto. Fammelo vedere, io dico, ma non si vede nulla. Aspetta, adesso te lo faccio vedere. Ma ce l'abbiamo. Aspetta un momento. E si chiama Tatanka Yotanka, Toro Seduto, e si, con i segnali di fumo si comunicava. Guardiamo. Stai attento, che quando torniamo a casa la mamma ti picchia. Sono cose che non ti interessano, trasmetti. Vado a Ugg. Vai. Eseguite. Papà dice, guardare sotto... sotto cuscino antilope spaurita. Ecco fatto.
ti ha detto? Scostumata! Segnale di fumo. Lui è Folco Lulli. Lui è Folco Lulli. Ecco, sì, mio papà. Magari, ecco, vedi, parlando con Caterina e con giovani più giovani di noi, Folco Lulli è un monumento del teatro italiano. E noi dobbiamo immaginare che in questo sceneggiato fatto all'esterno hanno recitato i più grandi attori di teatro che sapevano fare tutto, bene, cantare, ballare, recitare e così via. E questa è la chiave del successo. Guardate la bellezza della Fabrizi che fa Pernice sbandata, la figlia di Toro seduto. È una in minigonna, io devo dire la verità, è 68, ci siamo un po' tutti innamorati di lei. Andiamo indietro nel tempo. Stai esagerando, Ma lo sai che è singolo, non si è mai sposato? Io ho fatto un TikTok con lui e tu non sai in quante mi hanno scritto in privato, ma davvero non si è mai sposato il professor Broccoli? Io non lo voglio mettere in imbarazzo, però questa cosa ha fatto scalpore. Lo so. Volevo dirtelo. Lo so, ma l'hai detto, lo so, ma infatti non mi sono mai sposato. Quindi adesso sanno che sei single, pubblicamente. Vabbè, ma io non ho capito se è single, però. No. Caterina Balimo! Allora, un passo indietro, 1964, visto che non è single, in questa Via Teulada, nello studio 1 di Via Teulada, Antonello Falqui gira una sorta di colossal e ha insegnato ai ragazzi degli anni 60 cos'era il Conte di Montecristo, cos'era Jekyll e Hyde, e cos'erano anche i Promessi Sposi, anche, cos'era Rossella Oara. Qui lei canta e balla con il quartetto Cetra, perché poi vedremo anche perché, e canta e balla e fa una parodia di Via col Vento, Bella, Bella Whiteling. Bella, te la ricordi? Bella Whiteling, ecco. Con Virgilio Savona. Vecchio mio, ti voglio bene, tu lo sai. Vorrei star tutta la vita insieme a te. Però sei sempre in gran fermento, non ti fermi mai un momento, ma stasera io ti tengo qui con me. E i piaie, aie, i piaia, viva Batu e riva il gran conquistatore. Tutto questo in studio, tutto questo in uno studio, studio 1, sotto, al primo piano di questo grande palazzo dedicato a Raffaella Carrà. Bella Whiteling. Allora, 1964, 8 anni prima si è fidanzata con Giovanni, detto Tata Giacobetti. In quell'anno, il 2 aprile, si sposano e noi qui abbiamo la fotografia. Wow. Guarda qui che meraviglia, guarda che meraviglia. Bella e bella veramente, bella. Del resto, magari lei non lo vuol dire, lo dico io, nel 57 tu sei arrivata terza o quarta, se non sbaglio, a Miss Universo, quindi stiamo parlando di tutto questo. Per me questo è un omaggio a una persona di famiglia, Valeria, Valeria Fabrizi, e ci lasciamo con un altro frammento di Non cantare spara, questo colossal girato all'esterno in un caldo bestiale della storta con Valeria Fabrizi che fa Pernice sbandata e Folco Lulli Toro seduto. Ah. Grazie Valeria. Grazie professore. Papà, sforzati, cerca di ricordare dove l'hai sotterrata. Porca bufala! Sono sicuro che è qui da queste parti, qui intorno. È mai possibile che tutte le volte in sotterro l'assa di guerra non la trovo più? Figlia. Sì? Dimmi cosa dice tua madre. Scavato tutta notte, trovato un tubo. Ma cosa c'entra un tubo? Io voglio l'assa! C'è sbandata. Il professor Broccoli prima mi ha fatto vedere... È un soggetto vedere... di Tata poi. Sì, è un soggetto di Tata. Abbiamo visto la tua foto al matrimonio. Ti sposi, vi sposate. E a quel punto però bisogna scegliere. O almeno tu hai voluto scegliere. Tra continuare ad essere un'attrice poliedrica o fare la mamma di vostra figlia Giorgia. Cosa trito? Attrice. Trita l'attrice. Tanto sto ancora qua. La mamma di Giorgia. Sono stata 5 mesi chiusa in casa, a letto, tra il letto, la poltrona e cose, e in quel periodo mi offrirono tanto di quel lavoro, incredibile, mentre il pancino cresceva cercavo di far capire che non era possibile.
e avevo sempre dei cantanti in casa che venivano da mio marito per il lavoro, eccetera. E in particolare ti devo dire Gino Paoli, che non Gino lo dimenticherò Paoli? Mai, era affettuosissimo, mi portava fuori la sera perché faceva uno spettacolo. L'ho avuto molto vicino Gino Paoli, veramente una grande persona che non dimenticherò mai, ce l'ho nel cuore. E allora ti faccio vedere questa foto. Sei tu con tua figlia Giorgia. E Giorgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia. Tutto parte da questa canzone per il nome. E so che tu ripeti spesso una cosa a tua figlia. Ed è che mi passa la commozione. Allora, io le ho detto a Giorgia che un domani che io non ci sarò più, non si dovrà mai pentire e dovrà sempre pensare che per me è stata una figlia perfetta, un modello d'amore. Ricordalo. Sai, quando hai un'età cominci a pensare che sei al confine, per cui sono le cose belle che si possono dire, perché la vita è fatta così. Io ho fatto tanto, sono stata anche una brava mamma e quindi ho meritato avere una figlia così. Tu la conosci e quindi sono felice. Fra pochi giorni compio gli anni. Volevo capovolgerli, ma sono 87. 87. Sì, bisognerebbe, dico sempre, che bisognerebbe sparire. Ognuno di noi, Dio non ha pensato che bastava che noi ci allontanassimo da tutti e non ci vedessero lì immobili. Questa è una cosa che non capisco perché, però questa è la vita. E allora io continuo a dire, ricordati che non ti devi rimproverare di niente. Perché le ricordi questa cosa? Perché? Perché ho un'età e quindi non vorrei, molte volte lei si chiede se è stata abbastanza figlia. Io non posso dire il contrario perché siamo sempre state molto vicine e lei è sempre molto, soprattutto con il Covid. Mi facevo uscire di casa ed è una ragazza brava, brava in tutti i sensi, qui dentro molto brava, anche verso gli altri. Giorgia è figlia unica, ma in realtà un po' non lo è, perché un fratello lei l'ha avuto. Eh sì. Un fratello che se n'è andato quando era molto piccolo. Questa cosa ha aumentato il tuo senso di protezione nei confronti di tua figlia? Inevitabilmente così è per forza, ma ho rinunciato anche al mio lavoro, come avete detto prima, no? Ho rinunciato, ma sono felice che sia stato così, perché ho fatto la mamma. Ma quando non c'era il lavoro e facevi la mano, la mamma scelta che tu però hai deciso di fare, ti mancava però, Valeria? Ci sono stati momenti in cui avresti voluto ricominciare? No, no, perché è talmente bello diventare madre e che non puoi paragonarlo ad altre cose importanti, non c'è niente, che essere madre, avere un figlio. Io ero felicissima. E purtroppo lei avrebbe avuto bisogno di un fratello, di un maschietto vicino, più piccolo, ma comunque. Però, insomma, è andata così. Sono contenta, perché è perfetta per me. Adesso mi fa piangere un'altra cosa. No, guardo che c'è Giorgia, è lì e si sta commuovendo anche lei. Giorgia, vieni ad abbracciare al volo tua mamma, lo devi fare. Vieni, vieni, non fa niente, non è previsto, e dalle un microfono, accomodati qui, Giorgia.
Eccolo, lo splendore di Silvia. Noi piangiamo sempre. No, ma non voglio, non mi voglio vedere piangere. Mia. Lei sì, che poi per strada la fermo. Ciao Giorgia, ti ho visto imballando con le stelle. È diventata famosa per le sue lacrime. Anche perché Giorgia ha sempre lavorato dietro le quinte, ha cominciato a lavorare con Maurizio Costanzo, e sei una bravissima organizzatrice di eventi. Insomma, tu hai tutta la tua vita lontana dai riflettori, e nonostante tu appunto sei figlia di tua madre e di tuo padre. Vero. Come mai hai sempre scansato questo mondo, Giorgia? Ma perché forse per rispetto della professione dei miei genitori, non mi sentivo adatta per fare né l'attrice né la cantante, quindi ho trovato una maniera di lavorare nello stesso ambiente, ma da un altro punto di vista. E lo fai molto bene. Grazie. E allora scusa, il prossimo 30 volte è proprio su di voi. Perché? C'entri anche tu. Tra Fuoco di Sant'Antonio, ora detta così voi dite, ma che c'entra il Fuoco di Sant'Antonio? E La Crociera? Cosa trito? La Crociera. Si trita La Crociera. E attenzione, guardate questa foto. C'è scritto Achille Lauro. Non è una crociera così, per caso. Cosa era successo, Valeria? Era successo che io ho fatto una crociera con l'Achille Lauro, la penultima volta, che poi dopo, nella seconda settimana, 10 giorni, c'è stato il sequestro. E io ho lavorato quella sera su questa crociera dove c'ero, ho lavorato e ho conosciuto la persona, perché ho fatto uno spettacolo. Quando sono tornata, doveva partire lei poi con la mia mamma. La mia mamma si è messa a letto con una febbre, poi gli erano venuti 2 furuncolini qua e lei la baciava, la coccolava, virus, la chiamavano virus, scusa, mi sono sbagliata, la chiamava dopo Walter Chiari virus, dopo che gli ha attaccato la varicella. Quindi non è più partita, perché baciando la nonna gli è venuto il Fuoco di Sant'Antonio. Meno la nonna male. E a lei mi ha salvata, perché salvata. Sarei dovuta partire io con mia nonna, e proprio era la volta che è stata sequestrata la nave. Quindi quante volte hai pensato a questa coincidenza, Valeria? Abbastanza. Pensa come sarei stata poi io, sapendo loro due là. Ma comunque, quindi la Laura non l'ho più presa dopo. Stiamo vedendo tantissimi filmati della tua mamma che tu probabilmente avevi già visto. Ti ricordavi il bacio dietro al ventaglio con tuo papà, visto che neanche lei lo ricordava? No, quella è la prima volta, giuro, non è l'avevo mai vista. È la prima volta? No, ma a casa vostra ci sono tutte foto vostre di loro? Sì, pieno, ma non sono troppe, quindi sono nei cassetti. No, è vero, è un archivio pazzesco, ne abbiamo tantissime. Ma racconta che io ogni 2 o 3 mesi le cambio, tiro fuori quelle nuove. Sì, lei sostituisce, sì. Fai cambio. Ma davvero? Sì, ma prendiamo spunto, cioè cosa fai? Togli le foto? E tiro fuori delle altre. E quelle che erano la cornice non le butti, le tieni da parte? No, ma perché no? Per carità. Farò una mostra. Beh, e lì mi sa che c'entrerà anche Giorgia, cioè, E lì c'entrerà anche Giorgia. Lei, perché il padre la torturava, faceva continuamente pellicola di lei piccolina così, appena nata, quando la allattavo, tutto di lei. Ma no, è simpatico cambiare fotografie, anzi un consiglio, cambiate le fotografie. Ma sai che non l'ho mai fatto? E vedi, invece è tutto nuovo, si cambia. Nuovo, il nuovo. Il nuovo, il vecchio per me adesso. Il nuovo. Valeria, tata, immagino che ti manchi tanto, ti manca quell'allegria, ti manca il quartetto, perché poi... Il quartetto era una famiglia per me. E purtroppo lo sai che quando il tata se n'è andato, Chiusano, il Carlo, il brillante, il comico, diciamo, Felice, aveva un tumore. Morto tata, non si è più voluto curare. Pensa com'era legato. Ha rifiutato le cure per il dispiacere di tata? Non ha più voluto curarsi, me l'ha detto la moglie, Franca, che poi è venuta a mancare anche lei. Lui non ha più voluto curarsi, era disperato. Perché dei Cetra c'era Lucia e Virgilio, marito e moglie, certo. Ma gli altri due
erano come fratelli siamesi. Eh sì, e quindi poco per volta, l'ultima è stata Lucia che se n'è andata, aveva quasi 99 anni, 98, 99. È un'epoca che non esiste più. Alza un po', Gino, fammela sentire bene. Un vecchio calendario getta i fogli qua giù. Ogni cosa di allora può così ritornare col vestito di quei tempi per brindare. Premia gli audaci, e tu audace però lo sei stata negli anni 70, bella, una ragazza che insomma ha saputo anche essere ironica e non era scontato soprattutto in quegli anni, spiritosa, birbantella insomma. Ti rivediamo in quegli anni. Ma che musica maestro, questa bella sinfonia. Tutto il mondo canterà. Ah, che bella festa, che splendida festa, tutti fanno per noi. Ma che giornata, movimentata. Grazie Corrado, qui a Napoli, vi danno la buonasera Enrico Simonetti e Valeria Fabrizi. Ah, 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 le belle mani che ha, ah, ah, ah. Quanto mi piace, non sa, e quanto suona, quasi morire mi fa. Valeria, tu hai avuto tantissime volte buone, ma c'è qualche volta buona che ancora aspetti? Qualche volta buona? Sì, che ancora aspetti. Io ho un sogno nel cassetto. Poi apriamo questo cassetto. Ma magari, allora, io vorrei fare che qualcuno capisse l'importanza di portare, di fare un musical in Gli angeli con la pistola. Aspetta, guarda, fai un appello lì ad un produttore. Vai Valeria, tutto per te. Vorrei fare Gli angeli con la pistola, protagonista naturalmente. Beth Davis, così. Dal messaggio. Ecco. Ah, Beth Davis, ecco. Era lei, no? E se, allora, ho l'età. La Melato mi disse che io allora, poverina, stava già male. Mi ha detto, tu potresti farlo benissimo per l'età. Adesso sono ancora più vecchia e quindi sarei pronta. Hai fatto anche Ballando con le Stelle? Ballando con le Stelle, dimostra, fatto il ginocchio, fa ancora male. Comunque. Tu vuoi fare questo? Voglio fare, sì. Voglio fare perché è bellissimo, non solo i giovani se ne hanno idea di che cosa sia. È un film bellissimo, cercatelo e vedetelo. Poi mi direte già, la prossima. Scusa, ma mettiamoci al lavoro? No, io figurati, no, è veramente il suo sogno. Quello dice sì. Da tempo. Che possa essere la tua prossima volta buona. Buona. Oh. Volta buona. Perché a lei non basta essere la regina delle fiction, non basta questo, lei vuole di più, vuole il musical. E allora ti vediamo ancora proprio protagonista su questa rete. Saturnino Fogliani. Chi è? Scusa, non ti volevo spaventare, solo che non ero sicura che fossi tu. Niente. Quanto sei bella, non sei cambiata per niente. Sei sempre stato un gentiluomo. E insomma, non me lo dai un bacio? Se è per questo anche due, eh? Vede tutto questo? Tutto questo potere me lo sono costruita da sola. So cosa vuol dire, perché ho fatto la bracciante anch'io, spaccarsi la schiena per 4 soldi. E non mi faccio fregare da nessuno, perché tutto questo me lo sono guadagnato con il mio sudore. Oh, oh signore benedetto! Corangela, non si deve nominare il nome di Dio in vano! Oh, Vergine Madre, ma abbiamo investito un sacerdote! Tranquille, non è successo niente. Pure bello! L'ho aggiunta io quella.
Ha avuto successo. Giorgia Valeria, grazie di questa bellissima chiacchierata, grazie, davvero. Ci tenevo molto, te, Valeria, tu lo sai. Anch'io vederti, stare quando qui ho incontrato con te. Giorgia, era fine agosto, sì, se non sbaglio, vero? Sì, faceva caldissimo, a piedi ci siamo. E fa ancora caldissimo, non è cambiato nulla. Ci siamo incontrate e abbiamo parlato di te. Quindi questa chiacchierata ci ha fatto un po' emozionare. Grazie, ma sì, sono emozioni belle, quelle che ogni volta tu riesci a darci, sempre. Sono una persona semplice, che fa questo lavoro con amore, per cui rimango tra loro, che sono l'ossigeno di noi attori, e meno male che esistono, e meno male che ancora ce la faccio. Ma certo! Mai dire mai. Dobbiamo fare devi fare musical, no, io no. Angeli con la pistola, grazie, grazie davvero.